Cagliari, città del cibo, aprono sempre più negozi, attività commerciali dedicate al food e sembra davvero che i cagliaritani escano ogni sera e vadano tutti a mangiare. In Via Farina da meno di un anno esiste un negozio, un'attività commerciale dedicata principalmente ai dolci, la Cialdina. Insieme alla sua titolare Valentina Baione, lavoratrice titolare, una realtà aperta da meno di un anno. Cagliari è davvero una città che oramai è votata al food. Sì, solo al food. Tutti quelli che stanno aprendo aprono pizzerie, gelaterie, di tutto e di più. L'importante è che comunque sia rivolto al cibo, perché tutti gli altri negozi non stanno andando tantissimo, forse più per la crisi, poi il cibo comunque non deve mancare mai. E quindi, crisi a parte, i cagliaritani comunque si stanno confermando popolo che esce la sera, che va a cena fuori e che comunque passa anche qui nella sua attività ad acquistare dolci. Sì. I cagliaritani escono sempre per mangiare, sempre. I ristoranti sono sempre pieni, sempre. Le gelaterie, idem, anche le pizzerie o anche per le pizzette al taglio. Non si negano mai qualcosa che sia un gelato o una pizzetta, mai. Non è troppo saturo il mercato a Cagliari, insomma, non ci sono troppi posti che vendono proprio cibo. Allora, effettivamente ci vorrebbe un po' più di rinnovazione, secondo me, perché io noto che molti aprono tutte le stesse cose, tipo pizzeria e l'aprono a pochi metri di distanza. Ok? La stessa cosa vale per le gelaterie e per tanti altri locali. Però se alla gente va bene così e vediamo che comunque i locali non stanno ancora chiudendo, significa che effettivamente funzionano. A Cagliari esiste un rione specializzato nel cibo a livello di presenza dei locali, che è la Marina. Sì. Adesso, meglio, da un po' di tempo, tanti negozi aprono appunto anche qua, nella Cagliari centrale, Piazza Garibaldi, tra San Benedetto e Villanova, questo nuovo boom. Dal tuo punto di vista, tu hai circa un anno di esperienza lavorativa per quanto riguarda questa attività alle spalle. Qual è, volendo dire le somme, la situazione? Insomma, il borsino è positivo, è stabile o è negativo? Allora, è difficile perché comunque sì, è vero che al cagliaritano gli piace uscire e gli piace mangiare, così come a tutti in Italia, presumo. Però ha bisogno di tempo, quindi un'attività commerciale ha bisogno di tempo per avviarsi, molto tempo. Io ci sono da un anno e non posso dire che sta andando benissimo. Non mi lamento perché comunque non lo faccio, bisogna essere positivi e crederci in quello che si fa. Piano piano le cose miglioreranno sicuramente, però hanno bisogno di tempo, specialmente per l'innovazione. Come mai tu un anno fa hai accettato con te stessa la sfida di aprire nei fatti l'ennesima, detto in senso positivo, assolutamente attività commerciale in centro a Cagliari? Allora, è partito tutto da prima che io arrivassi qua a Cagliari, perché io lavoravo a Napoli. Lavoravo a Napoli e in una gelateria, tra l'altro famosissima, che si chiama Anna Cono, e facevano le cialde, anzi fanno le cialde al momento, quindi il cono viene fatto al momento. Io avevo chiesto un prestito, microcredito, veramente. All'inizio non mi avevano dato risposta, quindi ho continuato a lavorare. Poi, dopo 8-9 anni, ho ritentato perché comunque volevo mettermi in proprio. Ormai avevo fatto il mio percorso lavorativo e volevo cercare di crescere da sola. Ed è stato accettato il microcredito, quindi mi hanno dato i soldi per poter aprire un'attività mia. E ho rischiato perché credo di essere giovane per poterlo fare, e
va, va.